L'Università Cattolica è un vecchio edificio, un ex monastero quattrocentesco con dei bellissimi chiostri bramanteschi, ristrutturata poi alla fine degli anni 20, quindi in stile fascista diciamo. È un luogo di grande passaggio, cioè è una piccola cittadella ma dove passano in continuazione persone, molti studenti, professori, c'è un grandissimo passaggio. Siamo nella canicola di una Milano estiva. È il 24 luglio del 1971, quando l'Università Cattolica del Sacro Cuore diviene teatro di un brutale omicidio. Il corpo senza vita di una giovane donna viene trovato disteso a terra nei bagni femminili dell'università. La vittima è stata brutalmente uccisa con 33 coltellate e c'è molto sangue intorno. Quel corpo martoriato appartiene ad una ragazza di 26 anni. Si chiama Simonetta Ferrero e non è una studentessa della Cattolica. Perlomeno non lo è più da qualche tempo. Ma quel luogo, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, finirà per dare il nome a questo delitto, che verrà conosciuto con il nome di Delitto della Cattolica. Le circostanze della morte di Simonetta Ferrero lasciano una scia di domande inevase e il delitto diventa uno di quei casi senza soluzione, uno dei più misteriosi cold case italiani. Chi ha ucciso Simonetta? Perché si trovava quel giorno all'università? E com'è possibile che in un luogo così frequentato nessuno abbia visto o sentito nulla? Sono queste le domande che cercheremo di esplorare insieme in questo episodio. Buonasera, cari amici e amiche del podcast. Benvenuti in questa nuova puntata di Italia Nera, il male nel bel paese. Come sempre, vi invito a seguire il mio podcast e a lasciare una recensione su Spotify o sulle altre piattaforme da cui mi state ascoltando. Seguitemi anche sui social media Instagram, TikTok e Facebook per rimanere aggiornati su tutti gli episodi e per ulteriori contenuti esclusivi. Oggi ci immergeremo in un caso che ha scosso profondamente la città di Milano e che rimane ad oggi irrisolto: il delitto della Cattolica. Una storia che ha segnato profondamente i parenti della vittima, come vedremo a breve, e che è stata un po' dimenticata con il passare degli anni da parte della stampa e dei media in generale. Perché di anni, cari amici, ne sono passati davvero tanti, precisamente 53. Esamineremo nel dettaglio la vita di Simonetta, le circostanze del suo omicidio e le indagini che seguirono, cercando di capire cosa potrebbe essere realmente accaduto quel fatidico 24 luglio del 1971. Per comprendere appieno la tragicità del delitto della Cattolica, dobbiamo prima conoscere la sua sfortunata protagonista, Simonetta Ferrero. Ancora una volta siamo alle prese con una Simonetta. Chi di voi ha seguito la terza stagione saprà infatti che mi sto riferendo all'altra Simonetta, Simonetta Cesaroni. Ma stavolta da Roma ci spostiamo a Milano. Simonetta Ferrero nasce il 2 aprile del 1945 da una famiglia benestante di origini piemontesi che si era però trasferita a Milano. La ragazza cresce in un ambiente protetto tra i valori tradizionali della famiglia e una forte attenzione all'educazione da parte dei genitori. Sua madre Liliana fa la casalinga, mentre il padre, l'ingegner Francesco Ferrero, è un dirigente della Montedison. All'epoca si trattava di un'azienda molto importante nel settore industriale e finanziario, attiva nella chimica e nell'agroalimentare, ma con interessi in numerosi altri settori. Simonetta ha due sorelle, Elena, che fa la biologa e lavora come assistente all'Università Statale di Milano, ed Elisabetta, che è una laureanda in biologia. Come loro, Simonetta è una studentessa modello. Terminati gli studi classici, frequenta l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove si laurea in Scienze Politiche nel 1969.
Un elemento importante per farvi capire il temperamento di questa ragazza è sapere che l'Università Cattolica era stata l'epicentro dei primi movimenti di protesta studenteschi, ma lei, Simonetta, non aveva mai partecipato a nessuna manifestazione. I suoi amici universitari hanno dichiarato di essere stati avversi al movimento studentesco, addirittura andando a votare contro le proteste. Simonetta però è diversa anche da loro, dai suoi amici, perché non prende parte né contro né a favore delle proteste degli studenti. Ma non solo. Lei è ancora più tradizionale di quello che vi ho finora detto. Nella scorsa puntata vi ho parlato della contessa Alberica Filo della Torre, di come il suo stile di vita e di abbigliamento sia chiaramente old money. Ecco, Simonetta invece non è old money e la sua estrazione sociale borghese d'altronde non glielo permetterebbe, tra virgolette, ma è qualcosa di simile che forse ancora non ha una definizione precisa nel campo della moda e del costume. Però Simonetta ha queste passioni da donna un po' più grande della sua effettiva età. E questo ce lo dimostra anche il fatto che le piacesse occuparsi delle incombenze della madre. Da alcune fonti ho trovato che qualche sua amica la criticava bonariamente, si intende, per questi suoi hobby che non si addicevano ad una giovane ragazza. Chi la conosceva bene, come i compagni di scuola o gli amici della parrocchia, la prendeva un po' in giro per questo suo stile démodé, per quella sua aria acqua e sapone, quei suoi capelli mai lasciati liberi e sempre raccolti, quel filo di perle sempre al collo, proprio come facevano le donne più grandi e forse come faceva sua madre, anche se non ho trovato un'immagine della signora Liliana. Insomma, per Simonetta il 68 dei jeans e minigonna non era mai esistito. Lei era una ragazza tranquilla, ci viene descritta come chiusa, a tratti rigida e anche un po' timida, anche se su quest'ultimo punto avrei qualche dubbio, perché spesso si tende a confondere erroneamente riservatezza con insicurezza e timidezza, che sono invece tre cose abbastanza distinte, soprattutto la prima dalle altre due. Fatto sta che Simonetta era una ragazza con la testa sulle spalle, che aveva ben chiari i propri obiettivi. All'epoca, la facoltà in cui si era laureata a Scienze Politiche era considerata un po' un luogo dove le ragazze che vi andavano, ci andavano nell'attesa di trovare un marito. Questo perché la facoltà di scienze politiche era ritenuta più facile rispetto alle altre dell'Ateneo e non offriva molte opportunità lavorative. Mi raccomando, non sono mie opinioni personali, anche perché io non sono vissuta in quell'epoca e in quel contesto, quindi non lo potrei sapere, ma sono informazioni che ho raccolto dalle mie ricerche sul caso del delitto della Cattolica. Ebbene, Simonetta, al contrario di molte sue colleghe universitarie, si era laureata per avere un lavoro e non uno qualunque. Dopo la laurea, infatti, inizia subito a lavorare nella stessa azienda in cui aveva lavorato il padre, la Montedison, appunto. Qui si occupava di selezione del personale, in pratica era quella che oggi definiremmo una HR. Alla Montedison, Simonetta è rispettata dai colleghi, dai quali viene descritta come una persona seria, estremamente pratica e molto dedita al lavoro. Scommetto che non avevate dubbi, dato il ritratto che vi ho fatto di lei finora. Insomma, la vita di Simonetta Ferrero è caratterizzata da un forte impegno professionale, ma sostanzialmente la sua non è un'esistenza molto movimentata. Vive con la famiglia, con la quale mantiene un legame stretto, e ha avuto in passato qualche flirt, ma nessuno di questi è poi sfociato in una vera e propria relazione. D'altronde, in quegli anni, vado sempre per generalizzazioni, ovviamente, le ragazze un po' più classiche come lei, quando si fidanzavano lo facevano per rimanere assieme al compagno per tutta la vita. Quindi in quest'ottica è piuttosto comprensibile il fatto che non avesse mai avuto un ragazzo. Inoltre, dalle testimonianze degli amici, sappiamo che Simonetta non era molto corteggiata, forse proprio per questo suo modo di essere un po' formale, rigido. Insomma, da quello che ho capito, la ragazza cercava di non attirare attenzioni indesiderate. Infatti, un'altra cosa che sappiamo di lei è che il suo uomo ideale era una persona già affermata, quindi è chiaro che in università non avesse trovato dei ragazzi interessanti in questo senso. Stava forse aspettando quello giusto e, se non fosse arrivato, pazienza.
La verità però è che non possiamo conoscere appieno i desideri di Simonetta, perché quello che ci ha lasciato è molto poco, così come sono esigue le immagini pubbliche che la ritraggono. Io ne ho trovate soltanto due su internet, per esempio. Comunque sia, qualunque siano stati i suoi sogni per l'avvenire, le Moire hanno reciso il filo della sua esistenza troppo presto, prima che questi sogni si potessero realizzare. Ma andiamo con ordine e ripercorriamo i passi di Simonetta per le vie di Milano fino al luogo della sua morte, quel fatidico 24 luglio del 1971. Quella mattina Simonetta esce dalla sua abitazione situata in via Osoppo 2, vicino allo stadio di San Siro, non vicinissimo, intendiamoci, 20 minuti a piedi. Dicevo, esce intorno alle 10:20 per sbrigare alcune commissioni. È una giornata come tante altre, se non fosse che quella sera deve partire con i genitori e le sorelle per una vacanza in Corsica. Si avvia pertanto verso il tram che viaggia in direzione di Corso Vercelli. Aspetta, sale e in poche fermate arriva di fronte al negozio di tappezzeria in via Luini, dove è attesa per scegliere le stoffe da destinare ai nuovi cuscini del salotto di casa. Di queste faccende ama occuparsi lei insieme alla mamma, con la quale condivide molti gusti. Ma quel giorno Simonetta va in tappezzeria da sola, tanto sa che alla mamma piacerà quello che sceglierà. Comunque, da lì, Simonetta si reca poi in una profumeria in Corso Vercelli, dove acquista un fermaglio. Infine va in una libreria nei pressi della Cattolica, dove compra un dizionario italiano-francese in vista della sua partenza per la Corsica. Sarà proprio in questa libreria che verrà vista per l'ultima volta viva. Pietro Signorini, il titolare, dirà infatti di aver notato Simonetta intorno alle 11 di quella mattina. Oltre a lui, che è l'ultima persona a vederla in vita, Simonetta viene vista dalla commessa della profumeria in cui si è fermata a comprare il fermaglio. Quindi, da quello che possiamo dedurre finora, Simonetta non passava totalmente inosservata. In effetti lei era una ragazza molto semplice e non era nel complesso bellissima, ma aveva dei particolari che, ad occhi più attenti, potevano colpire l'attenzione, come ad esempio degli splendidi occhi azzurri. Da quel momento però, dal momento in cui viene notata da Pietro Signorini, le sue tracce si perdono. Quando si reca all'Università Cattolica, nessuno la vede entrare e poi nessuno saprà spiegare con certezza perché si sia recata lì quel giorno. Quella mattina del 24 luglio l'Università Cattolica è quasi deserta. Gli studenti sono andati in vacanza e l'attività accademica è ridotta al minimo. Simonetta entra nell'ufficio in largo Fra Agostino Gemelli e si dirige verso un bagno femminile situato in un piano intermedio del blocco G, un'area dell'università poco frequentata e distante dall'ingresso principale. Non sappiamo cosa l'abbia spinta a entrare proprio in quel bagno, che non era il più vicino rispetto all'ingresso, ma su questo torneremo più avanti nel nostro racconto. Qualunque sia stata la ragione, in quel bagno Simonetta incontrerà la morte. Il killer la aggredisce alle spalle con una violenza inaudita. 33 coltellate vengono inferte sul suo corpo, di cui 7 risulteranno mortali. Simonetta lotta per la sua vita, difendendosi veementemente dagli attacchi del folle. Questo ce lo dicono le ferite ritrovate sulle sue mani, che mostrano chiari segni di difesa. Ma nonostante il tentativo disperato di resistere, l'assalitore ha la meglio. Il corpo di Simonetta viene lasciato in una pozza di sangue, steso su un fianco. Il rubinetto del lavandino rimane aperto, l'acqua scorre incessantemente. È difficile però pensare che sia bastato quel flusso a coprire i rumori di una tale lotta. Tra l'altro deve essere durata anche qualche minuto. Pare però che nessuno quel sabato mattina abbia sentito nulla, nemmeno gli operai che quel giorno stanno lavorando nelle vicinanze del bagno. Forse perché sono stati impegnati con martelli pneumatici che hanno coperto le grida della ragazza.
Ma cosa succede mentre Simonetta muore e poi scompare? La ragazza quel giorno non torna per il pranzo, cosa piuttosto inusuale. L'ingegner Francesco Ferrero e sua moglie Liliana iniziano a preoccuparsi. Non è un comportamento normale. Simonetta non è mai mancata a un pranzo, senza avvisare per tempo. Deve esserle successo qualcosa, magari si è sentita male oppure ha avuto un incidente. Partono così le telefonate agli ospedali, mentre Elisa ed Elisabetta, le due sorelle, setacciano il percorso compiuto da Simonetta quella mattina alla ricerca di indizi. Passano in tappezzeria, poi in profumeria e in libreria, ma non trovano nulla di rilevante. Forse allora la commessa e il libraio dicono già di ricordarsi della sorella, questo non è chiaro dalle ricerche che ho fatto, ma comunque di Simonetta non c'è traccia. La sera i familiari, oramai in preda al panico, decidono di chiamare la polizia e infatti alle ore 20 giunge la loro segnalazione in questura. Il maresciallo Zagaro apre così una cartelletta dove in un foglio scritto a macchina vi sono scritti i dati della ragazza scomparsa. Simonetta Ferrero, anni 26, abitante a Milano in via Osoppo 2, laureata in scienze politiche presso l'Università Cattolica di Milano, impiegata al centro laureati Montedison di Piazza Cadorna 5. Denuncia di scomparsa a nome di Francesco Ferrero in qualità di padre. Segni particolari, altezza 1,65 m, occhi chiari, capelli castani. Aspetto al momento dell'ultimo avvistamento, pettinatura raccolta sulla nuca, mediante l'accetto, camicia di cotone bianca, gonna grigio scuro, scarpa estiva, borsetta modello tracolla in tessuto e cuoio, contenente documenti ed effetti personali. A tarda sera, mentre un violento acquazzone scuote la città, il padre di Simonetta, che già soffre di cuore, viene ricoverato all'ospedale Fate Bene Fratelli. Il giorno seguente gli uomini della squadra mobile si vedono alle prese con un caso che appare già complesso. Cercare in una Milano oramai deserta una ragazza la cui vita privata appare come lo specchio delle virtù. Simonetta, come abbiamo detto, è lontana anni luce dalle inquietudini che muovono i giovani sessantottini. Oltre ad essersi laureata con ottimi voti e aver trovato subito lavoro, anche grazie al padre, diciamolo, è anche una volontaria della Croce Rossa, nonché dama di San Vincenzo. Ama la musica classica e la lettura di romanzi d'autore. Un altro elemento che preoccupa circa la sua scomparsa è il fatto che la ragazza è una cattolica praticante e per nessuna ragione avrebbe mai perso una messa domenicale. Eppure quella domenica, il giorno cioè dopo la sua scomparsa, di Simonetta non c'è traccia, nemmeno in chiesa. Tra l'altro, lei aveva uno zio monsignore che era considerato da Simonetta come un punto di riferimento. Si indaga sulla sua vita sentimentale, ma essa si rivela irreprensibile per parlare con i canoni dell'epoca. Nessuno vede o sente niente fino a lunedì mattina, quando a venire alla luce è una triste scoperta. Un giovane seminarista sta passando per i corridoi dell'Università La Cattolica, quando viene infastidito dallo scorrere incessante dell'acqua proveniente dai bagni femminili. Non è convenevole per uno come lui, un seminarista appunto, entrare nel bagno delle donne, ma quel ragazzo è un maniaco della precisione e non può sopportare il pensiero di un tale spreco d'acqua e così si decide ad andare a chiudere il rubinetto. È qui che scopre il corpo senza vita di una giovane donna. La scena che si presenta ai suoi occhi è raccapricciante. Il corpo di Simonetta giace a terra disteso sul fianco destro, in una pozza di sangue. Il seminarista allora scappa dal bagno alla ricerca del custode, il quale si precipita, vede la scena e chiama la polizia. In questo momento in cui il ragazzo fugge per avvertire il custode, pare che sia entrata anche un'altra ragazza nel bagno e che ugualmente
si è rimasta scioccata dalla scena che si è trovata di fronte. Le indagini iniziali si concentrano sul ricostruire le ultime ore di vita di Simonetta e capire come mai si trovasse all'università quel giorno. Gli inquirenti formulano varie ipotesi, ma nessuna riesce a spiegare completamente le circostanze del delitto. La prima ipotesi, che spiega il motivo per cui Simonetta si sia recata alla Cattolica quel giorno, è che sia entrata lì per necessità fisiologiche, cioè doveva fare pipì, ma la scelta del bagno del blocco G, distante dall'ingresso principale, appare strana e quindi non del tutto giustificabile alla luce del fatto che c'erano dei bagni molto prima vicino all'ingresso, insomma. Una seconda ipotesi è che Simonetta fosse andata all'università per fare un favore a un'amica, ovvero recuperare degli appunti per un esame. Questo è quello che si dice inizialmente, anche se poi pare che si trattasse di opuscoli informativi che l'amica le aveva chiesto dato che voleva riiscriversi ad un corso universitario. Comunque sia, pochi giorni dopo il delitto gli appunti, o opuscoli, vengono trovati sulla scrivania di Simonetta, smentendo quindi questa possibilità. Si indaga anche sull'ipotesi che Simonetta avesse un appuntamento con qualcuno all'interno dell'università, ma anche questa pista non porta a nulla di concreto. Tuttavia, all'epoca era più difficile ricostruire la vita privata di una persona perché appunto non si avevano i cellulari e quindi magari Simonetta ha preso effettivamente un appuntamento con qualcuno a voce, ma non lo potremo mai sapere. Comunque, c'è anche un'altra ipotesi che spiegherebbe la presenza di Simonetta all'interno della Cattolica quella mattina e che spiegherebbe anche perché ha scelto proprio quel bagno, più distante rispetto a quello situato vicino all'ingresso. Vicino al bagno femminile del blocco G, dove è stata ritrovata, pare che ci fosse la bacheca dei neolaureati. E quindi, dato che lei lavorava come recruiter, è stato ipotizzato che sia andata in quel preciso bagno per vedere la bacheca. Cioè l'ipotesi è che lei sia andata lì proprio per vedere questa bacheca e che poi ne abbia anche approfittato per andare in bagno. Comunque sia, infatti, è quasi certo che Simonetta abbia effettivamente fatto pipì nel bagno, perché la sua vescica, dalle analisi che sono state fatte, è stata trovata vuota, quindi ha espletato la sua necessità fisiologica perlomeno poco tempo prima del delitto. Ma arriviamo ora a parlare di colui che ha scoperto il cadavere della ragazza. Il seminarista Mario Toso, all'epoca, ha 21 anni e finisce per essere il primo indiziato di questa storia. A sorprendere gli inquirenti è il fatto che un seminarista sia entrato nel bagno delle donne per chiudere un rubinetto, ma non solo. All'indomani del terribile ritrovamento, Mario Toso torna nel suo paese di origine per qualche giorno, e anche questo suona un po' strano agli inquirenti. Il paese da cui proviene il ragazzo è Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, nel Veneto appunto, a circa 3 ore di distanza da Milano. Tuttavia, l'avvocato difensore del giovane seminarista riuscirà a smontare l'ipotesi accusatoria attraverso domande calzanti che incrinano la logica seguita dagli inquirenti. Perché Mario Toso sarebbe dovuto tornare sul luogo del delitto? Dove sono i suoi vestiti insanguinati se il giorno della scoperta, cioè il lunedì, indossava gli stessi abiti che aveva sabato? E questo è testimoniato. E perché avrebbe dovuto aggredire una ragazza che non conosceva? Tutti questi interrogativi sono estremamente sensati e inducono le indagini su Toso a chiudersi rapidamente. L'ipotesi che sia lui l'assassino appare come pigra e per nulla convincente, e così gli inquirenti sono costretti a rimboccarsi le maniche e concentrarsi su altre piste. Tuttavia vorrei soffermarmi ancora un po' sulla figura del seminarista, perché forse vi sorprenderà sapere che Mario Toso avrà una carriera strabiliante nel mondo del clero e nel mondo universitario. Egli infatti consegue la laurea in filosofia alla Cattolica, prende i voti nel 78 e nell'80 diviene docente di filosofia all'Università Pontificia Salesiana, fino a divenirne il magnifico rettore dal 2003 al 2009. Non solo. Nel 2009 Toso collabora con Benedetto XVI alla stesura dell'enciclica Caritas in Veritate, dove viene affermato il concetto che la carità non va guidata dall'emotività,
ma ha bisogno di essere veritiera. Infine, per culminare questo stellato cursus honorum, va detto che nel gennaio del 2015 Mario Toso è stato nominato vescovo di Faenza Modigliana dall'attuale pontefice. Chiusa questa parentesi, andiamo ora ad esplorare le altre piste emerse per questo caso. Uno degli elementi più misteriosi rimane la Fiat 500 bianca, notata da quella commessa della profumeria che si ricordava di Simonetta la mattina del 24 luglio. La commessa, oltre ad aver memoria della ragazza, ricorda anche di aver visto un'auto accostata al marciapiede di fronte al negozio, ma non è in grado di dire se Simonetta sia salita sulla macchina o se abbia proseguito a piedi. Questo dettaglio rimane quindi uno dei tanti enigmi irrisolti del caso. Un'ipotesi che si potrebbe immaginare da questa descrizione della commessa è che qualcuno stesse pedinando Simonetta e che Simonetta si sia recata all'università per cercare un luogo sicuro. La polizia interroga anche gli operai che quella mattina stavano lavorando all'università a pochi metri di distanza dai bagni femminili situati nell'ammezzato del blocco G, quei bagni dove Simonetta ha trovato la morte. Questi uomini, vi ricordo, lavoravano con martelli pneumatici che forse hanno coperto i rumori della lotta avvenuta tra Simonetta e il killer. Comunque sia, gli operai risulteranno estranei ai fatti, ma la loro presenza contribuisce a rendere ancora più inquietante la dinamica del delitto. L'assassino ha approfittato del rumore dei lavori per coprire i suoni della sua aggressione, oppure ha agito durante la pausa pranzo. Quando l'università era quasi deserta, gli operai forse erano andati a mangiare da qualche altra parte. Una domanda che balza subito agli occhi è la seguente. L'assassino sapeva della presenza degli operai quella mattina e del tipo di lavoro che stavano svolgendo? Comunque, trovo strano che qualcuno decida di uccidere una persona in un bagno universitario, anche se sa che quel giorno ci sono poche persone e che ci sono degli operai a coprire il rumore. Quindi il gesto dell'assassino a me sembra estremamente campato per aria, nel senso che non vedo una grande premeditazione dietro. Se invece ci fosse stata premeditazione, allora l'assassino è un territoriale, o perlomeno qualcuno che sapeva che quel giorno, vicino ai bagni, c'erano degli operai al lavoro con martelli pneumatici. Una cosa è certa, le modalità dell'omicidio segnalano un overkilling, quindi un atto commesso con una forte emotività. Le autopsie eseguite sul corpo della vittima confermano la violenza dell'attacco. 33 colpi inferti, per lo più tra torace e addome, con un coltello ben affilato alla malunga, di cui 7 hanno raggiunto gli organi vitali, causando ferite mortali. Una delle coltellate ha reciso la carotide, determinando una morte quasi immediata. Si tratta proprio di overkilling, come e anche più che nel caso di Simonetta Cesaroni. Tenete a mente che sul corpo di Simonetta Ferrero non sono stati trovati segni di violenza sessuale e il movente della rapina è stato escluso dato che i gioielli indossati e gli oggetti presenti nella borsetta sono stati ritrovati intatti. Per questo caso sono state chiamate a colloquio molte persone. Per l'appunto mi sembra la cifra sia di 315 e quello che è emerso è che c'erano delle persone, degli uomini un po' strani che sono stati avvistati quella mattina del 24 luglio 71 all'Università La Cattolica. Tuttavia poi le ricerche non hanno portato a nulla. Con il passare del tempo le indagini si allargano, ma non portano a risultati concreti. Si inizia così a considerare l'ipotesi che Simonetta possa essere stata vittima di un serial killer. Negli stessi anni in cui è avvenuto il delitto della Cattolica, Milano è scossa da una serie di omicidi di donne, molti dei quali rimangono irrisolti. Questi delitti, che colpiscono anche alcune prostitute, presentano delle somiglianze con il caso di Simonetta Ferrero, soprattutto per la brutalità e l'eccesso di violenza usato nei confronti delle vittime. Un articolo del Corriere della Sera del gennaio 2021, firmato da Andrea Galli, riporta le indagini condotte da un pool di criminologi guidati dal professor Franco Posa. Ebbene, il team ha utilizzato un sofisticato software americano,
lo stesso in uso alla polizia di New York per analizzare i dati relativi a questi omicidi compiuti a Milano tra gli anni 60 e 70. Secondo questa teoria, l'ipotetico serial killer avrebbe vissuto o lavorato in un preciso triangolo geografico di Milano. Questo killer potrebbe essere responsabile non solo della morte di Simonetta Ferrero, ma anche di altri 6 omicidi rimasti irrisolti. Il software, attraverso una complessa analisi di dati come numero e tipologia dei reati, profilo delle vittime, luoghi e orari dei crimini, ha tracciato un'area triangolare di Milano, dove l'assassino avrebbe potuto muoversi e agire indisturbato. Questo triangolo include aree densamente abitate e vicine alla stazione centrale, in cui si sono verificati alcuni degli omicidi. Adesso vediamoli in sequenza cronologica. Nel novembre del 1963, una donna, Olimpia Drusin, viene trovata morta nella sua auto, situata in via Giovanni Pontano, una strada a fondo cieco, dove si pensa che la donna si sia appartata con un cliente. Strano però che lo avesse ricevuto lì, dato che Olimpia era solita ricevere da un'altra parte. Un anno dopo, un'altra prostituta verrà uccisa a Milano. Sto parlando di Elisabetta Casarotto, di 29 anni. Si viene a sapere poi che questa seconda vittima conosceva la terza di cui vi parlerò ora, ovvero Adele Margherita D'Ossena, 54 anni, madre dell'attrice Agostina Belli, che per tanti anni si è battuta per la ricerca della verità sull'assassino della madre. La donna, Adele, faceva l'affittacamere in via Copernico, dove viene trovata uccisa il 16 febbraio del 1970. Numerose le coltellate inferte. È stata colpita alle spalle e poi sgozzata. Veniamo poi a Salvina Rota. Ha 22 anni e di giorno fa la cassiera al supermercato, mentre di notte si vende ricevendo nella sua abitazione di via Tonale. Il 16 giugno del 1971 viene strangolata e seviziata con una lama nel suo appartamento. Anche qui le indagini non riescono a identificare un colpevole, nonostante i sospetti ricadano inizialmente su un'amica di lei e sul suo amante. Nel 71 poi c'è lo stesso assassinio della cattolica e pertanto, seguendo questa pista, Simonetta Ferrero sarebbe la quinta vittima del serial killer di Milano. Facciamo poi un balzo in avanti fino al 75 con l'omicidio della stilista 25enne Valentina Masneri, avvenuto il 18 marzo. Valentina viene trovata uccisa nel salotto della sua elegante abitazione in via Settala. O Settala, non lo so come si pronuncia. Anche in questo caso l'assassino colpisce alle spalle con una violenza cieca. Infine c'è l'ultima vittima, Tiziana Moscadelli. La donna era molto giovane, aveva 20 anni e faceva la prostituta. Anche lei, come Valentina Masneri e altre, viene uccisa in casa propria il 12 febbraio del 1976. Tiziana viene trovata vestita. D'altronde lei non riceveva mai nel bilocale dove abitava, situato in via Tertulliano 58. E dalle analisi svolte sul suo cadavere è stato verificato che non c'è stata violenza sessuale. Il criminologo Franco Posa, che guida il pool di investigatori, ipotizza che l'assassino potrebbe essere una figura familiare a tutte queste vittime, qualcuno cioè che si muoveva facilmente in quella zona di Milano e che forse seguiva le ragazze prima di agire. La sua presenza stanziale nell'area triangolare di Milano, per non meno di 8 ore al giorno, potrebbe avergli permesso di osservare e scegliere le sue vittime con cura, per poi colpirle in momenti di vulnerabilità. Infatti, secondo appunto il pool di investigatori, si potrebbe trattare di una persona che lavorava in quest'area oppure che vi abitava, ma è più probabile che vi lavorasse. Il delitto rimane uno dei misteri irrisolti più angoscianti della cronaca nera italiana.
Simonetta Ferrero, giovane e brillante, è stata strappata alla vita in modo brutale e il suo assassino è riuscito a nascondersi nell'ombra di un passato che sembra non voler rivelare i suoi segreti. Le indagini hanno esplorato molte piste, dall'omicidio al solitario al possibile serial killer, ma nessuna di queste ha portato a una soluzione definitiva. Oggi, a più di 50 anni di distanza, il caso di Simonetta Ferrero continua a suscitare speculazioni, anche se non è uno dei casi di cui si parla di più, se lo confrontiamo per esempio a quello di Via Poma o di Emanuela Orlandi, ovviamente. È un cold case dalla difficile risoluzione e non è un giallo classico perché non ci sono degli indiziati veramente papabili, come nel caso della contessa o di Simonetta Cesaroni, oltre al fatto che il luogo del delitto è molto peculiare e deve essere stato estremamente difficile per l'assassino farla franca. Il delitto della Cattolica rimarrà un'ombra inquietante nella storia della città di Milano e un doloroso ricordo per tutti coloro che hanno conosciuto e amato Simonetta. Infatti, come vi ho accennato, il padre ha avuto un malore e successivamente, quando è stato trovato il cadavere della ragazza, i genitori non sono andati a riconoscere il cadavere per il dolore e sono stati chiamati dei parenti un po' più alla lontana per farlo. Infine, il funerale di Simonetta è stato celebrato dal suo zio Monsignore. Io vi ringrazio per avermi seguito in questo lungo viaggio nei meandri della cronaca nera italiana. Spero che questo episodio abbia suscitato in voi un interesse, anche se si tratta di un caso molto lontano nel tempo e di una vittima a cui non è stata data la stessa importanza mediatica di altre. Vi invito a seguire il prossimo e ultimo episodio di questa terza stagione di Italia Nera, il male nel bel paese, dove chiuderemo in bellezza, se per una vicenda crime mi è permesso di dire, esplorando un delitto avvenuto come sempre in estate, uno di quei delitti che ci ha lasciati col fiato sospeso. Comunque non preoccupatevi perché tornerò anche con una quarta stagione. A presto!